Amici e amiche carissime, benvenuti a questa prima puntata molto travagliata del nuovo ciclo di dirette Instagram che si chiama Divina Volontà, lo chiedo a Don Leonardo. Allora, la prima domanda che vedo scritta: come ci si deve comportare di fronte ad una scelta vocazionale nella Divina Volontà? Allora, ma una scelta vocazionale, carissimo Vannigio 86, è per antonomasia una scelta, se vuole essere vocazionale, da fare nella Divina Volontà, perché noi sappiamo che la Divina Volontà, questo lo sappiamo anche a prescindere dagli scritti di Luisa, insomma, ha un disegno per ciascuno di noi. Questo disegno si propone e anche si sottopone alla nostra più totale libertà, cioè i divini disegni, purtroppo, e lo sappiamo fin dalle origini dell'umanità, possono essere dalla umana volontà frustrati. Quindi non è affatto detto che una certa direzione di vita sia esattamente quella che il Signore voleva. Questo evidentemente non deve gettarci né nell'angoscia né nella disperazione, perché come Dio ci ha insegnato già nella storia della salvezza, già col peccato originale, noi facciamo i guai e poi lui, nella sua infinita bontà, fa i rimedi, d'accordo? Quindi io, per farmi capire in base a quello che ho potuto imparare, percepire e maturare in questi tempi, c'è un piano A, d'accordo? Il piano A sull'umanità era che tutti quanti vivessimo come hanno vissuto Adamo ed Eva. Questo era il piano A. Il piano A è andato a finire male. E quindi poi è venuto fuori il piano B, d'accordo? Il piano B comporta la redenzione, le sofferenze del figlio di Dio, eccetera, eccetera, e quindi la possibilità di raggiungere comunque la salvezza, anche se la vita qui su questa terra non è proprio un granché. Poi c'è il piano anche C, d'accordo? Che è compreso nel B, che è, lo sappiamo soprattutto dagli scritti della Divina Volontà, che è il sogno di nostro Signore di cercare di farci rivivere per quanto possibile, in una maniera più simile possibile, come hanno vissuto, come avrebbero dovuto vivere Adamo ed Eva, anche se quella identità non c'è più. Quindi, se una persona sinceramente, fin da quando diciamo sta nelle condizioni ottimali per poterlo fare, si mette in ricerca della divina volontà e prega al Signore di mostrargliela, da un punto di vista vocazionale, io sono moralmente certo, insomma, che il Signore non mancherà di fargli ben percepire e comprendere i suoi voleri. Scorro, Buonasera. Ehi tu, che c'hai? Buonasera, padre, scrive Michele 0970. Come si concilia la divina volontà con il libero arbitrio? Ho appena accennato che la divina volontà è l'estrema esaltazione del libero arbitrio. Perché? Perché la divina volontà non si impone mai a noi. Non lo fece, d'accordo, alla storia dell'origine, e non lo fa mai. Quindi la gente pensa comunemente che se uno fa la divina volontà perde la libertà. Ma è il contrario. Se uno fa la divina volontà, la libertà la trova. C'era il Vangelo di ieri o dell'altro ieri, credo proprio di ieri. Se rimanete fedeli alla mia parola, sarete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Diciamo che la divina volontà ci libera in un certo senso dal libero arbitrio, inteso, attenzione, come possibilità di uso buono o cattivo della nostra libertà. Perché c'è una differenza tra libero arbitrio e libertà, che è questa. Sono cose che chiarì molto bene Sant'Agostino. Il libero arbitrio è una possibilità, ma non è una perfezione, è una miseria. Perché per mezzo del libero arbitrio io posso dire di no a Dio, quindi al bene, e fare il male. Ma fare il male vuol dire farmi male. D'accordo? Per cui è follia allo stato puro esercitare il libero arbitrio peccando, per esempio. Ma noi abbiamo questa possibilità perché siamo appunto umani, imperfetti e limitati. Gesù dice che se conosciamo la verità, quindi se entriamo in un'altra ottica, diverremo liberi davvero, cioè
useremo la nostra facoltà di scelta, perché non c'è libertà dove non c'è possibilità di scegliere tra una cosa e l'altra, ma non avendo come alternativa il bene e il male, ma avendo come alternativa due beni, tre beni, quattro beni, tutte cose buone. Quindi si può scegliere il lecito, il buono, il migliore e l'ottimo. Quando una persona vive liberamente nella divina volontà, faccio il primo esempio sciocco che mi viene, è lecito vedere un bel film? Sì, si può vedere un bel film. È meglio fare un rosario o vedere un bel film? Secondo me è meglio fare un rosario, però è lecito vedere un bel film. È ancora meglio, anziché fare un rosario, farne quattro? Sì. Dice, un film dura 2 ore, quindi 2 ore di rosario? Sì, d'accordo. Illecito, il migliore e l'ottimo. Ecco, questo è un esempio, diciamo così, sciocco, che ci fa comprendere un pochino questo mondo, no? Se io invece dico, è lecito vedere un film a luci rosse? No. Ecco, qui andremo nell'ambito, quindi se io lo vedo, esercito il libero arbitrio e quindi vado a fare un peccato mortale. E facendo quel peccato mortale vado a fare del male a me stesso. Ok? Letizia Lai, come si può iniziare a vivere la divina volontà? Allora, anzitutto io raccomando, perché da qualche domandina che vedo, qui rispondiamo a tutte le domande, d'accordo? Numero uno. Quindi. Però, essendo comunque una risposta a una domanda sempre un pochino circoscritta e quindi limitata, per chi conosce poco della divina volontà, suggerisco di ascoltare, sono sia su YouTube, su iTunes, su Google Podcast, sul mio sito web in MP3, il ciclo di catechesi che si chiama Il dono della divina volontà, dove c'è una presentazione complessiva, anche 2 interviste io ho realizzato, sono su YouTube, interviste alla divina volontà, quindi 2 incontri di 1 ora e 15 minuti, insomma, che sono una presentazione panoramica, che possono un attimo introdurci, ecco, perché come si può iniziare a vivere la divina volontà, io adesso lo dirò in poche parole, ma dovrebbe essere maggiormente articolato, no? Per iniziare a vivere la divina volontà, dice Gesù, bisogna innanzitutto conoscerla, d'accordo? Quindi conoscerla, ecco, sentire questa trasmissione dove si parla di questo è qualcosa, ascoltare delle catechesi è qualcosa, comprare gli scritti di Luisa Piccarreta e cominciare a leggerli è qualcosa, perché non possiamo vivere ciò che non conosciamo, questo è evidente, no? E la prima cosa, Gesù lo spiega sempre, è la conoscenza. E terminato un tempo dove si conosce e si comincia a capire, c'è la scelta, quindi l'elezione. Gesù dice basta che uno lo voglia e tutto è fatto. Quindi ci deve essere una scelta che può essere anche, come dire, solennemente ratificata utilizzando, esiste, lo scrisse credo Padre Pablo o forse Luisa stessa, non sono molto pratico di queste fonti, un atto che è l'atto di consacrazione alla divina volontà, un po' come l'equivalente della consacrazione al cuore immacolato di Maria o alla consacrazione a Monfortana, eccetera, no? Certo che guardate, è molto impegnativo, per cui io non assolutamente consiglio a nessuno di farlo, se non dopo che sia stato fatto un periodo più o meno lungo di conoscenza e di discernimento e che si faccia una scelta che sia, diciamo, irrevocabile, d'accordo? Quindi non è un gioco. La divina volontà è una cosa bellissima, ma la divina volontà diventa poi una cosa che coinvolge la totalità della persona, quindi occorre entrare in un'ottica, in un orizzonte, che poi certamente ogni giorno va rinnovato, va riscoperto, però non può essere una cosa che si fa e poi si riprende, che si intraprende e poi si torna indietro. Già Gesù nel Vangelo ha detto che chi mette mano all'arato e poi si volge indietro non è adatto per il regno di Dio, no? Ecco, certamente non è adatto per entrare in questo mondo di cielo. Melinda Mela.1 dice, può spiegare bene il rifare o sostituire gli atti umani nostri e di altri nella divina volontà? No, cominciamo dai nostri, perché poi degli altri... Allora, quello che Gesù dice negli scritti è che sia lui che la Madonna e poi molti secoli dopo anche Luisa, però certamente lui l'ha fatto in maniera evidentemente fondante e trasformante e normativa per tutti.
durante i suoi lunghi anni di vita nascosta, in cui fino oggi avevamo ignorato, dice, ma che è stato a fare Gesù per 30 anni a Nazareth? D'accordo? Sì, ha fatto il falegname, ha condiviso la nostra vita umana, ha fatto il figlio di famiglia, ha fatto probabilmente il buon cittadino di Nazareth, andava in sinagoga, come risulta dai Vangeli, perché entrò come suo solito e si mise a leggere, no? E ci dice il Vangelo quando la prima volta che Gesù va a Nazareth con la vita pubblica, cioè, ma però dice, ma 30 anni, insomma, 30 anni a far falegname, mi sembra tanta fatica a sprecare, cioè, mi pare un po' troppo, no? Ecco, adesso noi sappiamo, ci ha detto lui, che lui ha trascorso la vita ininterrottamente, compiendo attraverso la sua volontà umana, fusa con quella divina, quindi raggiungendo tutti gli uomini di ogni luogo e di ogni tempo, e praticamente tutta quanta la mia vita, tanto per far capire, così come la tua, da quando sono stato concepito fino al momento in cui farò l'ultimo respiro, lui ha rifatto, quindi ha fatto sua la mia vita, facendo tutto quello che io dovrei fare con la massima perfezione possibile e in piena aderenza a quello che Dio vuole da me. D'accordo? È chiaro che questo è quello che ha fatto lui per me. Perché? Perché supponiamo che tutto quello che nella mia vita è sgangherato, non funziona, è marcio, è malato, non può essere presentato al cospetto di Dio. D'accordo? E né può una creatura creata da Dio giungere a tale degradazione senza che nessuno ci faccia niente. Quindi da un punto di vista oggettivo la mia vita è stata già completamente raddrizzata. Questo non significa che se io sono un grande peccatore e fino alla fine non mi pento dei miei peccati, ma anzi fino alla fine persevero e muoio nel peccato mortale, non vado all'inferno, d'accordo? Però c'è questa possibilità. Allora, quello che Gesù ha fatto nella sua vita terrena è, uno, soffrire e morire in croce per noi. Perché? Perché con la mia libera volontà e responsabilità possa convertirmi, e se riconosco che non mi ho sbagliato possa chiedere al sangue di Gesù che mi lavi tutte quante le mie colpe e che me le cancelli e che mi ottenga la riconciliazione con Dio. Questa è la cosa che sappiamo da 2000 anni. Quello che in più sappiamo è che siccome Gesù ha già rifatto tutta la mia esistenza, quindi tutti quanti i vuoti che ci saranno nella mia vita passata, perché il peccato viene cancellato, d'accordo? Ma cancellato vuol dire che è cancellato, è tempo perso, d'accordo? Io li posso in qualche modo riprendere, recuperare, far rivivere, come? Rifacendo gli atti, prendendo gli atti miei che Gesù ha fatto per me. Questo si fa evidentemente compiendo un esercizio spirituale, d'accordo? Compiendo una preghiera. Ci vuole tempo, non è che ci vogliono due minuti, no? Io ho messo in giro, credo proprio nell'area del sito dove ci stanno le catechesi sul dono della Divina Volontà, a un certo punto c'è un PDF con il rifare gli atti. E ci dovrebbe essere in giro anche da qualche altra parte, solo che devo chiedere anche ai miei collaboratori dove lo siamo andati a mettere, insomma, perché con tutta la roba che metto in giro non sempre riesco a ricordare tutto. E quindi ci vuole ci vuole tanto tempo, d'accordo? Quindi rientrare in me stesso, quindi rivedere, ripercorrere tutta quanta la mia esistenza e con la massima abbondanza possibile, con il dettaglio che io sono in grado di fare, conoscendo la mia vita, riandare a riprendere tutto. E certamente questo è un atto che si fa nella fede, come tutte quante le cose che facciamo nella fede, ma certamente può essere sicuramente produrrà degli effetti di cui noi adesso non ci possiamo rendere conto, perché di queste operazioni spirituali non ne abbiamo la coscienza, ma che è lecito, anzi più che lecito, pensare che siano effetti veramente molto molto grandi. Per quanto riguarda gli altri, ora, questa stessa operazione Gesù la fece fare anche a Luisa, d'accordo? Quindi quando noi entriamo nella Divina Volontà e facciamo per esempio un atto nella Divina Volontà o un piccolo giro, facciamo un esempio sciocco. Io ho appena finito, prima della trasmissione, di mangiare. Se io, quando mi metto a mangiare, dico, dopo aver certamente offerto, chiesto al Signore di mangiare nella Divina Volontà, ringraziato, come si faceva anche prima, il Signore che mi fa mangiare, d'accordo? Perché quello che riceviamo, lo riceviamo dalla sua bontà. Io posso fare un'altra cosa. Posso ricevere il ti amo di Gesù dai cibi che sto mangiando, perché ogni cibo che sto mangiando, anche quando facciamo il digiuno a pane e acqua, chi lo fa, il
pane buonissimo se ricevuto nella divina volontà, perché farina mi sta acqua, quindi va benissimo, d'accordo? E ricevere il ti amo da Gesù e ricambiare, quindi ti amo con ti amo, quindi dirgli ti amo Gesù per questo ti amo che mi dai, ma siccome sappiamo bene che la maggioranza delle persone non solo che non ricambia ti amo, ma non si fa neanche il segno della croce quando si mette a mangiare, posso dire ricambio questo mio ti amo per me e per tutti. Se faccio questo atto nella divina volontà, che cosa succede? Che quel ti amo a Gesù attraverso di me, che non è la stessa cosa che se lo fanno personalmente, ma è comunque meglio di niente, gli giunge quel ti amo anche da parte di tutte quante le altre creature. Più se ne vanno e meglio è, perché se bastavano solo quelli di Gesù non l'avrebbe fatti fare anche la Madonna. Non bastavano, quelli di Gesù sarebbero strasufficienti per tutti, come sappiamo, ma che siano moltiplicati, questa cosa è certamente una cosa gradita al cielo. Quindi Gesù li ha fatti fare anche alla Madonna, e se ne parla negli scritti che la Madonna ha rifatto tutte le nostre vite, e lo fece fare anche a Luisa, e invita a farlo a tutti noi, d'accordo? Questa cosa, anche quando i liberi arbitri siano mal disposti verso Dio, porta comunque delle misteriose ma vere grazie di conversione, di richiamo, di tante altre cose che non conosciamo, nelle anime che divengono destinatari di questi nostri atti. Spero di essere stato chiaro, vi invito eventualmente, insomma, nei commenti più in basso a farmi notare se non riesco ad essere chiaro, perché abbiate pazienza e abbiate certamente pietà. Marco 4 Ais dice: è opportuno far diventare occasione di fusione anche cadute dovute a tentazioni. Allora, qui bisognerebbe un pochino circostanziare, non capisco bene come possa diventare occasione di fusione una caduta dovuta a tentazione, ecco, perché ricordiamo sempre che nella divina volontà il peccato non ci entra, non proprio, cioè divina volontà e peccato sono proprio due abissi assolutamente distanti, ecco. Il peccato entra nella divina volontà soltanto quando si considera la divina volontà non nella sua dimensione positiva, che è quella principale considerata da Gesù negli scritti, ma nella sua dimensione permissiva, d'accordo? Allora sì, ecco. Quindi non riesco a comprendere che cosa intenda questo nostro amico con questa possibilità, quindi forse bisognerebbe fare qualche esempio concreto. Massimo Coramusi: pregando la conoscenza della divina volontà possiamo svuotare l'inferno, visto che si possono salvare anime vissute nel passato. L'inferno, caro Massimo, purtroppo non si può svuotare, d'accordo? Perché chi nell'inferno ci sta, ci sta. Ecco, quello che è reale è che le operazioni che noi compiamo oggi nel tempo, se compiute nella divina volontà, retroagiscono nel tempo. Però attenzione, qui bisogna fare un pochino di sforzi, perché noi purtroppo siamo temporanei e legati ai nostri spazi e tempi momentanei. Quando si muove, ci si muove nella divina volontà, si entra nella dimensione dell'eterno, d'accordo? Allora, che un mio atto che faccio adesso retroagisca a 2000 anni fa, d'accordo? Significa che 2000 anni fa, quello che è successo 2000 anni fa, era già nella mente divina in atto, pensando a quello che io 2000 anni dopo avrei fatto per influire positivamente su quella cosa di prima. Questo Gesù lo spiega benissimo nella meditazione di qualche giorno fa, credo forse di sabato scorso, quando spiega negli scritti il mistero dell'Immacolata Concezione. Dice che tutti quanti dicono: ma come fa la Madonna a essere immacolata se è stata concepita 14 anni prima del concepimento di Cristo e 47 anni prima della passione? Quindi Gesù non aveva ancora sofferto, Gesù non era ancora morto in croce, quindi la Madonna non poteva essere redenta, e quindi se fosse stata immacolata l'idea di Gesù Salvatore Universale sarebbe falsa. Questo pensavano i non immacolatisti prima che fosse fatto il dogma. Gesù dice: ma
nella divina volontà, il Fiat Supremo è un atto unico, semplice, che abbraccia tutto. Per cui tutto quello che io avrei sofferto nel tempo era già compiuto quando la Madonna è stata concepita. Quindi non c'è stato, non abbiamo dovuto fare altro che prenderlo e metterglielo intorno. Non so se lo capisco, che questi sono concetti per noi esseri umani molto molto elevati. Se si fa un piccolo sforzo, ecco, si capisce che dentro il mondo dell'eternità divina in cui vive e in cui si esprime la divina volontà, tutto quanto assolutamente logico e normale. Spero di essere anche qui stato chiaro. Don Leonardo, come e quando si fa l'atto di fusione? Solo una volta al giorno. L'atto di fusione, ci sono gli atti di fusione, come dire, c'è un atto di fusione scritto in forma abbastanza estesa, non ci sono regole. Certamente è raccomandabile, a mio avviso, una volta al giorno prendersi l'impegno di farlo. No? Io, da quello che sto capendo qui in questo mondo, che appunto esalta proprio la libertà, come dire, regole ferree, come noi tutti quanti vorremmo, non ci sono. Però, mio modestissimo avviso, una persona che vuole vivere nella divina volontà, l'atto preventivo deve farlo tutte le mattine. L'atto di fusione almeno una volta al giorno. E, a mio avviso, per garantire all'anima che almeno faccia un giro nel Fiat creante e un giro nel Fiat redimente al giorno, basta che si prenda l'impegno di fare un'ora della passione e un'ora del più pellegrinaggio dell'anima nell'operato del divin volere. Quindi, in modo tale che queste cose almeno sono blindate, sono, no? È chiaro che poi un atto di fusione, io basta che dico divina volontà mi fondo in te, più si fa e meglio è, specialmente quando dobbiamo fare un discorso, dobbiamo fare qualcosa, incontrare una persona importante, quindi basta un movimento del pensiero. Non è necessario sempre utilizzare la formula scritta, d'accordo? È come quando i sacerdoti fanno la benedizione solenne, la benedizione normale, oppure in caso di necessità, mi raccomando, non offendetevi, In caso di necessità, un sacerdote basta che tracci un segno di croce e quell'oggetto è benedetto. Quindi non è che deve fare questa cosa il sacerdote come norma per fare la benedizione il più presto possibile, ma in caso di urgenza e di necessità, se un sacerdote fa un segno di croce con l'intenzione di benedire, quella cosa è benedetta come se avesse fatto la benedizione solenne. D'accordo? Anche se noi magari non lo percepiremmo in questo modo. Ecco, quindi... E questo non significa che non debbano farsi le benedizioni solenni, si devono fare, ecco, però si possono anche moltiplicare in maniera più agevole, più semplice. Bambini 4 scrive: buonasera Don Leonardo, come può un laico vivere al meglio la propria vita nella divina volontà quando è immerso nelle ansie, fragilità, frenetiche fatiche del quotidiano? Figlio o figlia mia, scusate che vivere nella divina volontà serve proprio a vivere immerso nel quotidiano, perché non serve a farci vivere fuori del mondo, ma senza ansie, senza frenesie e le fragilità ce le portiamo dietro, ma piano piano veniamo irrobustiti, veniamo fortificati, veniamo corroborati dalla potenza della divina volontà. Questo perché si vivono tutte le cose in maniera differente. L'ansia, se uno ci pensa, non è altro che una figlia della nostra volontà. Pensateci bene. Quando è che uno è ansioso? Quando vorrebbe qualche cosa, la perseguisce in tutti i modi possibili e c'ha l'ansia. Dice, che ansia deve venire? Se quella cosa arriva, arriva. Se non arriva, non arriva. Qual è il problema? Perché una persona è frenetica. Cioè, provate a... Cioè, tutte quante le male passioni, tutte quante cose si fanno stare male, il nervosismo, per esempio. Perché uno si nervosisce? Quando la nostra volontà viene contrariata, mi nervosisco, d'accordo? Quindi, non solo che si può, ma serve a questo, serve, d'accordo? La divina volontà non è una cosa che vivono
le persone, insomma, che vivono in una specie di iperuranio, no? O di nirvana, o di mondo fatato, assolutamente, assolutamente. Certamente Luisa ha vissuto nella Divina Volontà in una maniera del tutto peculiare, perché è stata la prima mortale, come dire, macchiata della colpa d'origine a entrare in questo mondo. C'è un disegno, c'è un mistero di Gesù. Quindi il nostro Signore gli ha fatto fare una vita assolutamente atipica, quindi una vita da sepolta viva, diciamo così. Non aveva famiglia, non aveva monasteri, non aveva vocazione, stava sempre sola, stava sempre immobile dentro il letto, perché doveva occuparsi di altro. Ma non è che tutti debbano rifare questa cosa, d'accordo? Questo sia evidentemente sia chiaro, no? Ah, vedo già Maria, quindi è figlio mio, non figlia mia, non avevo letto il nome. Michele 0970 dice: c'è differenza tra divina volontà e divin volere. Allora, mi sembra che il massimo esperto di divina volontà, che è Don Pablo Martin, io sono ancora un principiante, quindi abbiate pazienza, come dire, è come per noi, no? Volontà è la facoltà, volere è la facoltà in atto, d'accordo? Quindi la divina volontà è quella considerata così com'è. Il divin volere è la divina volontà operante, diciamo così. È una sfumatura, però, non è, a mio avviso, cosa su cui soffermare troppo la nostra attenzione, perché sono cose più importanti, insomma, da dinamiche e particolarità più importanti da comprendere. Chiara Leonilde: come si può sapere se si viene nella divina volontà? Bella domanda, brava, che era Leonilde. Che differenza c'è tra la vita di grazia e la vita nella divina volontà? Allora, Gesù lo spiega cos'è la differenza tra la vita di grazia e la vita nella divina volontà. Quando si comincia a vivere nella divina volontà, si ha anzitutto quel fenomeno che si chiama l'atto continuato o ininterrotto. Cioè, gli esempi che anche altri autori citiamo in un altro, fra Pio Maria Cianci, che è un altro assolutamente testimone, nonché maestro, insomma, di divina volontà di tutto riguardo, spiega questa cosa con i modem. Se io ho il modem connesso alla linea DSL e non ci sono i capricci nella centrale, ma la centrale divina non fa mai capricci, io ho sempre la connessione di banda in atto, d'accordo? Quindi appena apro il computer, io sto su internet, d'accordo? Se il modem si spegne, non fosse sempre acceso, lo devo accendere, devo aspettare che si avvia e poi posso navigare. Ecco, allora, una vita di grazia compie degli atti buoni, benedetti dal Signore, le cosiddette buone opere, quando se ne presenta l'occasione, di quando in quando, può conoscere delle fasi, diciamo così, anche, come dire, così e così. La vita nella divina volontà, quando giunge a fase, diciamo così, matura, è un continuo, d'accordo? È uno status, d'accordo? Certamente poi si esplica in atti in continuazione, ma ha questa caratteristica che Gesù spiega dell'atto, appunto, continuato, d'accordo? Che tutto quello che noi facciamo viene gradualmente introdotto e portato nel divin volere, compresi gli atti, Gesù lo spiega tante volte, gli atti non umani in senso stretto, cioè non quelli avente valenza morale, ma anche gli atti inconsapevoli, come camminare, muovere le mani, battere le ciglia, circolazione del sangue, battito cardiaco, eccetera, eccetera. Come si può sapere che si vive nella divina volontà? Ci sono tante spie, ecco, durante le meditazioni ogni tanto Gesù ne tira fuori un'altra. Adesso vediamo quelle che mi vengono in mente, sono tante, d'accordo? Allora, la prima spia, guardate, sono i primi tre frutti dello Spirito Santo, l'amore, la gioia e la pace. Una spia è un aumento, come dire, esponenziale della carità, cioè dell'amore verso Dio, e un salto di qualità notevole nella vita di preghiera. Questo è assolutamente normale.
La seconda è quella profonda pace stabile nel cuore, che per essere scalfita ci vuole molto più di quanto, come dire, ci è voluto per una vita vissuta, e che ce la ricordiamo, lontani dalla volontà di Dio. Poi c'è quella grandissima gioia, quella gioia grande di vivere, queste cose bisogna viverle, non si possono tanto spiegare. E quella gioia che non solo non è scalfita dalla presenza di eventuali tribolazioni o croci, ma quasi quasi viene esaltata quando si trovano queste cose, perché le croci e le tribolazioni sono, quando noi ragioniamo in maniera soprannaturale, sono carezze della divina volontà. Allora, per esempio, come sta uno adesso vivendo questa situazione che stiamo vivendo adesso di carcerati in casa nostra, forzati, eppure con la paura, insomma, che ti potrebbe prendere sta brutta malattia, e te ne vai al creatore? Diciamocelo proprio chiaramente. Come stai? Stai sereno, stai rilassato, stai nella pace, stai paziente, non fa niente, sto a casa, e quindi valorizzi anche le cose, oppure stai agitato, stai qua, se mi prende sta cosa, quando finirà, e mo non bastano i soldi, c'è tutte tante cose, evidentemente, capite, no? Considerazioni ovvie, normali, in questa situazione, quando si ha, come dire, una vita umana anche buona, civilmente parlando, sana, da bravissima persona, anche per carità, da bravo cristiano, d'accordo? Ecco, ma con un tasso, diciamo così, di incidenza della nostra umana volontà e umana preoccupazione elevato. Quindi queste tre cose, ce n'è anche qualcun'altra, cioè quanto, per esempio, un'altra cosa, questo lo sappiamo, nel nostro agire, in quello che facciamo, in quello che pensiamo, siamo sempre più, come dire, consapevoli di trovarci alla presenza di Dio, nella consapevolezza che Lui non ci perde mai d'occhio, d'accordo? E che è attentissimo a tutto quello che facciamo, attentissimo a tutto quello che pensiamo, oltre che diciamo e che facciamo. Quindi attentissimo alle nostre intenzioni, attentissimo alle nostre reazioni, attentissimo ai nostri sentimenti, d'accordo? Cioè, io queste cose adesso le dico, chi ascolta le può recepire, no? Ecco, ma questo poi diventa vita. Nel senso che se io mi sorprendo che ho pensato una cosa brutta, mi dispiace tanto. Perché? Perché l'ha vista Lui. Ma non tanto perché mi vergogno che l'ha vista, perché nel pensare quella cosa non bella, io sono già uscito dalla sua volontà, d'accordo? E quindi dandogli, tra virgolette, un dolore. Spero di essere stato chiaro anche, per quanto possibile, insomma, anche in questo. Lucia Franco 7185, io non capisco come lui si abbia potuto scrivere volumi della Divina Volontà se aveva appena la prima elementare. Li ha scritti. Sapeva scrivere, ecco. E l'intelligenza non è cosa che va necessariamente d'accordo con la cultura, quindi era un'anima illetterata, ma non era una stupida Luisa Piccarré. Si vede, io veramente delle volte quando leggo alcune sue considerazioni dico, ci picchia. Quindi essere letterati non vuol dire essere stupidi. Sicuramente Gesù l'ha fatta apposta, nel senso che lui fa sempre così, per testimoniare che sono opere sue e non delle creature, sceglie i mezzi totalmente inadatti e inadeguati, appunto per far capire che l'opera è la sua. Sì, ringraziamo il Signore insieme al Corridore 62. Massimo Coramusi dice, negli scritti Gesù dice che senza un suo intervento non possiamo arrivare a vivere il Fiat santificante. Quindi nessun intervento divino. Ma cioè, evidente, Massimo Coramusi, nel Gesù non ha già detto che senza di lui non possiamo fare nulla. Noi senza Gesù, a parte il fatto che non potremmo neanche vivere la vita naturale, perché dagli scritti si impara che io adesso ci sono, non solo perché la Divina Volontà mi ha creato, ma perché la Divina Volontà mi conserva nell'essere, d'accordo? Altrimenti io non ci sarei più. Ma oltre a questo, noi non possiamo fare proprio neanche una virgola di cosa buona senza la grazia di Dio.
Questo prima ancora che Gesù parlasse negli scritti, ce lo dice la Chiesa, ce lo dice il Concilio di Trento. Quindi senza la grazia l'uomo non può fare nessuna azione, opera o pensiero utile alla salvezza, nessuna. E l'aver ricevuto la grazia è grazia, cioè la grazia della conversione è una grazia, d'accordo? Cioè una grazia vuol dire che il Signore te la... per questo che dobbiamo pregare per la conversione, perché io la conversione non me la posso dare da solo, io non mi posso convertire. Posso accogliere la grazia della conversione, che però deve essere elargita gratuitamente da Dio, ed è elargita se qualcuno gliela chiede. Siccome il peccatore la conversione non la chiede, ecco perché dobbiamo pregare per la conversione dei peccatori, perché altrimenti quel peccatore non si converte. Perché per quanto sta in lui, il peccatore si è tolto dalle mani di Dio e si è consegnato nelle mani di Satana, perché non c'è nessun diritto di ricevere la grazia della conversione, ma c'ha il diritto di essere torturato dal diavolo. Ed è questa la dinamica che accade quando una persona muore, appunto, schiavo di Satana e non in grazia di Dio. Anche se il Signore, mosso dalla sua misericordia e sollecitato dalle innumerevoli preghiere dei suoi servi, fino alla fine ha cercato di salvarlo e di portarlo via dall'inferno. Allora, Jobbard 67. Come si fa a cancellare i peccati passati? Di farlo una divina volontà. Può fare un esempio. Allora, la divina volontà non cancella i peccati passati, ma i peccati passati vanno portati al sacramento della confessione. D'accordo? Adesso non si faccia caso a questo periodo del tutto etereo, d'accordo? Parti singolare che stiamo vivendo, insomma, di digiuno forzato dai sacramenti, che ci aiuta a riscoprirne l'importanza e a pensare l'uso che ne abbiamo fatto quando erano a nostra disposizione. Ma i peccati si devono tutti confessare, tutti, bene e con sincero pentimento. Quindi senza confessione generale, quindi i peccati prima vanno portati ad essere lavati nel sangue di Cristo, perché la divina volontà non è mai una scorciatoia, mai, mai. Così come non è che nella divina volontà dice... Fino adesso i santi si sono santificati praticando tutte quante le virtù, questa è una santità più elevata delle virtù e quindi le virtù non le pratico. Questo lo scordi proprio, questo qui, d'accordo? Perché è un qualche cosa che va oltre, ma che presuppone quello che c'è. Quindi i peccati si devono cancellare col sacramento della riconciliazione e si devono riparare con la penitenza nostra. Ecco perché la confessione termina con l'imposizione di una penitenza, che non è sufficiente ordinariamente e che dopo farai tu e farò io. Quindi confessione, quindi rimissione dei peccati e riparazione dei peccati rimangono. Quello che si può rifare, come ho detto prima, è fare gli atti. Per esempio, se io 10 anni fa mi ricordo che in una circostanza ho perso la pazienza e ho bestemmiato, d'accordo, quando mi andrò a confessare dirò: padre, 10 anni fa ho perso la pazienza e ho bestemmiato. Come penitenza fatti un rosario, d'accordo? Quindi confessione e penitenza. Dopodiché io mi metto davanti al Santissimo e dico: Signore mio, ti ricordi quando 10 anni fa, te lo ricordi sì, in quella circostanza ho perso la pazienza e bestemmiato? Io faccio mio l'atto che tu in quel momento hai già fatto per me. Sicuramente non hai né perso la pazienza né bestemmiato, ma hai mantenuto la pazienza in quella situazione dolorosa e hai fatto un atto di lode alla Santissima Trinità, presumo, insomma, ma chi è che secolo sa, prendo quello che Gesù ha fatto in quella circostanza e lo faccio mio, ringraziandoti di quello che hai fatto per me e tornando a chiederti perdono di quello strafaccione che ho fatto io. Quindi fai rivivere nella tua volontà in bene quel momento, perché io ti ringrazio di quello che hai fatto per me e lo faccio mio. Quindi questo è un esempio, insomma, credo abbastanza semplice che si possa fare. Alessia Di Berardino: buonasera caro donno, per una persona con problemi spirituali tormentata dal maligno è possibile dire nella divina volontà? Certamente sì, perché per quanto mi riguarda, perché il tormento del maligno, sapete, il tormento del maligno può avere varie cause, anche quando fosse dovuto, come dire, a qualche colpa pregressa, perché generalmente accade che il maligno sì o comincia a tormentare una persona perché quella persona gliene ha dato adito, o facendo una vita con peccati orribili, oppure
facendo stupidaggini, partecipando a sedute spiritiche, andando da maghi, andando a Halloween, tutte queste cose qui, quindi frequentando posti dove ci si infetta, dato che oggi siamo in tema di coronavirus, ci si contagia con le presenze del male, non parliamo poi dell'occultismo, del satanismo, delle messe nere o roba di questo genere qui, ecco. Però può anche succedere che glielo fanno un maleficio, come dicono gli esorcisti, e purtroppo è un maleficio, colpisce il colpito. Generalmente, quando il colpito sta in grazia di Dio ordinariamente, non accade nulla, d'accordo? Non accadono cose gravi. Ci sono però dei casi nella storia della Chiesa dove addirittura dei santi canonizzati sono stati tormentati dal demonio, posseduti addirittura per una vita intera. Un caso clamoroso è quello di Santa Gemma Galgani, una persona, una delle anime più pure che ci sia mai stato, e che subiva degli veri e propri esorcismi dal suo padre spirituale. Il demonio gliela fatte di tutti i colori. Quindi, a prescindere da questa vastissima panoramica, perché poi il mondo, questo mondo è complesso, veramente variegato, in ogni caso una persona che comincia un cammino di liberazione, la prima cosa che l'esorcista gli dice è che deve fare una vita di grazia, d'accordo? Quindi deve cominciare a pregare, deve andare a messa, deve confessarsi e poi percorrere un percorso di liberazione. Quindi è chiaro che appena recupera la grazia di Dio può tranquillamente cominciare a vivere nella divina volontà, anzi più presto farà e più certamente il diavolo la lascerà, perché tra il diavolo e la divina volontà i rapporti sono peggiori che tra il diavolo e l'acqua santa, insomma. Quindi questa è una cosa che certamente incentiverà e accelererà il percorso della definitiva liberazione. Ecco, si sta scaricando il telefono, ma dovremmo farcela. Sesto problema della serata. Allora, Massimo Coramusi, le ore della passione sono state dettate a parte o derivano dagli scritti? Quali sono i doni spirituali che si ottengono da tale meditazione? Numero uno, le ore della passione non sono una meditazione, Massimo, non la voglio contraddire, ma è una forma di partecipazione nella divina volontà alla passione del Signore. Perché le ore della passione, quando si pregano, noi dobbiamo esprimerci in questo modo, come se fossimo presenti e come se rivivessimo ogni volta che noi le viviamo quello che Gesù ha vissuto e Lui lo vivesse con noi, ricevendo tutti quanti gli atti che durante ogni singola ora si compiono. È evidente che occupano un ruolo completamente a parte negli scritti, sono ispirate tutte quante da nostro Signore, tranne la parte delle riflessioni e delle pratiche che sono state aggiunte da Sant'Annibale di Francia, che comunque è santo, e io ho visto recentemente, non solo santo, è uno dei santi il cui cuore è rimasto incorrotto. Io l'ho visto con gli occhi miei, quando siamo andati l'ultima volta, insomma, in pellegrinaggio a Roma, l'ultimo che abbiamo potuto fare, il 29 febbraio, insomma, l'ultima uscita degna di questo nome che abbiamo potuto fare a livello parrocchiale, è stata quella in cui il Signore mi ha concesso di vedere in una parrocchia di Roma il cuore di Sant'Annibale di Francia. I doni spirituali che si ottengono sono infiniti. Gesù ha detto che sono scritti a carattere d'oro. Ecco, ogni parola contenuta nell'oro della passione, e chi le fa procura tante di quelle grazie per sé e per tutti, che se ne renderà conto soltanto in paradiso. Io, da quando le ho conosciute, lo posso affermare, insomma, non le ho mai lasciate, e se non mi si rivolta il cervello non mi impazzisco, cosa che potrebbe succedere, pregate anche per me che non succeda, non ho nessuna intenzione di lasciarle finché morte non mi separi dalla vita di questo mondo. Chiara Leonildi dice: nella divina volontà non entrano né eredità né tentazione né difetti, capitolo 8. Così Gesù a Luisa: ma se anche Gesù e Maria hanno avuto delle tentazioni, com'è possibile? Allora, le tentazioni che hanno avuto Gesù e lui e Maria, Chiara Leonilde, sono state reali, per carità, ma sono state sterminate proprio seduta a stante, diciamo così, dalla potenza di Gesù e di Maria. E peraltro, come si legge anche nella mistica città di Dio della venerabile Maria da Greta, il diavolo, su 100 volte che voleva tentare la Madonna, 10 riusciva ad avvicinarsi, perché non c'è proprio riusciva ad avvicinarsi,
perché sentivo una forza talmente forte che lo respingeva lontano. Qui si parla però, attenzione, di divina volontà arrivata ad un elevato grado di, come dire, di attecchimento nell'anima, no? In una delle meditazioni di queste mattine Gesù diceva, faceva capire che la divina volontà entra nell'anima e poi deve dilatarsi, d'accordo? Io ho fatto un esempio, dice, allora, quanta ce ne sta nella nostra anima, perché purtroppo siamo esseri mortali, dobbiamo parlare, il 10%, il 20, il 30, il 40, quando starà al 100%, sta tranquillo che aridità, tentazione e difetti, come fa a entrare l'aridità nella divina volontà, d'accordo? Se la divina volontà non è altro che trasmissione, comunicazione di ciò che Dio è, cioè del suo infinito amore, che tu lo percepisci, lo vedi dappertutto, quindi non puoi essere arido, d'accordo? Se vedi questa cosa, è impossibile. È solo che fino a quando non c'è una fusione assoluta, d'accordo? Una consonanza piena, è chiaro che qualche momentino, però se uno comincia a vivere, per questo che prima dicevo, quali sono le spie? Se l'ardore della carità aumenta, cioè noi lo sappiamo, no? Cioè ci sono persone che per esempio non hanno tanti fedeli, che hanno detto tante preghiere ma non hanno pregato mai. Nella divina volontà si prega, eh? E la fatica che fanno in tanti, infatti si vanno poi a prendere, ce l'ho pure io là sopra, me ne hanno regalati anche a me, le lodi nella divina volontà, le preghiere nella divina volontà, per carità, sono tante cose belle, sono tutte quante cose buone, e per carità, ma la preghiera nella divina volontà non è quella. La preghiera nella divina volontà tu la farai quando ti sgorga dal cuore, è tua, d'accordo? Qui è l'ambito di esaltazione della tua libertà e della tua personalità, individualità. Se questo parte, stai cominciando a entrare in questo mondo, altrimenti no. Spero di essermi anche su questo spiegato. Vannigio 86. Sto cercando di vivere questa vita anche praticando le virtù, ma se qualche volta perdo la pazienza e mi accorgo di essere uscito dalla divina volontà, poi basta un atto di fusione per rientrarvi. Sì, prima un atto di contrizione, d'accordo? Che dobbiamo chiedere perdono a Gesù. E poi certamente facciamo un atto di fusione. E poi, tutti i figli della divina volontà, spero che applichino la regola d'oro che i santi hanno vissuto. Adesso purtroppo sta in stand-by, però la possiamo praticare, come ci hanno suggerito i vescovi, in una maniera alternativa. Perché il fatto che adesso non ci possiamo confessare, sarà mica che uno poi diventa un barbaro, eh? Allora sapete come si fa adesso la confessione? È il sogno nel cassetto di tanti, che a molti piacerebbe che fosse perpetuo così. Adesso ci deve preparare, adesso, sapete come si fa la confessione? Questo è un periodo in cui ci si può imparare a confessare ancora meglio, perché tu fai l'esame di coscienza, ma fatto bene, eh? Dopo ti metti davanti al crocifisso e fai la confessione. Signore, ti chiedo perdono di questo atto di impazienza, di questo pensiero balordo che ho fatto, di questa perdita di tempo, di quell'espressione sconveniente che mi è venuta. Glielo dici tutti quanti. Bene, adesso non posso fare altro, quindi te l'ho detto a te queste cose e dico l'atto di dolore. Tanto ce l'ho segnate, appena si potranno rifare le confessioni, te le porto come tu vuoi attraverso il tuo ministro, perché tu possa darmi attraverso di lui il tuo perdono sacramentale. Gli atti di contrizione, quando c'è, se io commetto una colpa, la cosa migliore è subito rivolgersi al Signore e chiedergli perdono, fermo restando che poi lo si farà in sede sacramentale con la confessione. Questo lo facevano già anche i santi. Sempre Vannigio 86. Ho letto che il demonio non si avvicina a chi vive questa vita nella divina volontà. Il fatto quindi che io possa subire delle tentazioni è sintomo che non sono ancora in questa vita. È sintomo che non lo è ancora in maniera perfetta e al 100%, altrimenti il demonio non potrebbe avvicinarsi. Anna Pandolfi 92. Nella messa che si celebra non si riesce, ma sia quando si legge il Vangelo o quando si consacra nella divina volontà non si riesce,
mai a concentrarti, mai solo un attimo. Anna Pandolfi, abbia pazienza, ma forse qualcosa si capisce, ma dovrebbe formulare la domanda in termini un pochino più chiari, perché io non riesco a capire bene che cosa lei vorrebbe sapere. Forse continua sotto, ma scusate, quando si concentra di una volontà non si riesce mai a far per intero tutto il giro dell'anima, sia la consacrazione. Si fa quello che si può. Ci sono degli ausili, insomma, degli strumenti per vivere i singoli momenti della messa. Sono cose utili, non indispensabili, quindi quando può si fanno, e quando non si può ci si aiuta, diciamo così, in maniera magari un po' più sintetica, con affetti, preghiere e pensieri propri. Dalle Nogare Stefano: ciao Leonardo, è vero che nell'ultimo livello del purgatorio si pensa di essere all'inferno? Allora, prima ed ultima volta che rispondo a una domanda non di divina volontà, perché dobbiamo essere corretti. A Don Leonardo risponde: non si fanno domande sulla divina volontà. In questa trasmissione non si faranno domande non della divina volontà. A quello che raccontano alcuni santi e mistici, esiste un livello molto basso del purgatorio per i grandissimi peccatori, impenitenti fino all'ultimo istante, insomma, che la divina giustizia non gli dà la coscienza di essere salvati. Quindi credono di essere dannati. Non lo sono, ecco, però vivono una condizione analoga a quella dei dannati, perché oltre che a soffrire hanno anche la presenza visibile dei demoni. Evidentemente questo non è un dogma di fede, queste sono delle visioni. Certamente alcuni di questi mistici sono santi canonizzati, quindi non si possono non considerare, fermo restando che il purgatorio invece in quanto tale è un dogma di fede. Ecco, Ianto Ernesto mi sta facendo la domanda numero 2 che non posso rispondere. E Rosy Biffi dice: spesso mi dico cosa farebbe la Madonnina al posto mio, sono tanto distante dalla divina volontà. E ci si entra piano piano. Anche Gianni Puglia 16 fa una domanda estranea di una volontà che non rispondiamo. Questa è una domanda ripetuta che l'ha già fatta. VDV 1028 dice: salve Don, è vero che tutti quelli che ascolteranno parlare della divina volontà, e perché in quell'ascolto Gesù ci fa un invito a ad Conrl? Allora, figli miei, mi raccomando, scrivete sempre bene le domande, perché qui non so che cosa desidera sapere. Teresa Camporeale 3: Leonardo, è possibile che Dio faccia conoscere la divina volontà ad un'anima che ha già iniziato un percorso ascetico molto sofferto a causa della purificazione per soccorso divino? Allora, anche qui io non capisco molto bene a che cosa Teresa alluda. La divina volontà, come dire, è percorso o dono che il Signore fa quando vuole, dove vuole, a chi vuole, e credo che nelle sue intenzioni sia da rivolgere a tutti coloro che desiderino accogliere in qualunque situazione o condizione di vita e si trovino, insomma, quindi non vedo che problemi ci possano essere. Vannigio 86: come faccio a vivere tutta la mia vita così come l'ha vissuta Gesù per me nella sua umanità? Come si prendono gli atti che ha previsto che fosse? Ho già risposto, Vannigio, ecco. Poi queste sono domande un pochino, capito? Facciamo domande non troppo personali, ma un pochino particolareggiate. VDV 1028: come può una persona che abbia offeso Gesù con gravi peccati raggiungere questa santità così alta? O solo può essere beneficata questa conoscenza? Possibile un dono così grande per me? Questa cosa è possibile per tutti, d'accordo? Non c'è una condizione aprioristica. Chi ha commesso gravi peccati certamente dovrà ben confessarli, dovrà ripararli, ma non per questo gli è preclusa la possibilità di
vivere nella divina volontà. Ricordiamo sempre che nel corso della storia della Chiesa sono stati grandissimi peccatori, la prima è stata Maria Maddalena, insomma, che hanno, come dire, riscattato una vita veramente disordinata con una santità davvero straordinaria, insomma, no? Marie la Flamaric, buonasera, ora vuol dire che una persona potrebbe andare a riparare anche il primo peccato che ha fatto con consapevolezza? Il primo peccato che ha fatto con consapevolezza si può certamente riparare attraverso le opere penitenziali personali, ma certamente il primo atto fatto con consapevolezza lo possiamo rifare nella divina volontà. Miori Amelia, Luisa sentiva la locuzione, la vera voce di Gesù. Luisa aveva tante forme di contatto mistico con Gesù e se vuole approfondire deve leggere l'ultima parte del primo volume. Sono diverse, se non ricordo male sono 5, 6, 7, 8 addirittura, distinte e differenti. Felice Papalieri, si possono prendere gli atti dei fratelli che Gesù ha rifatto con la sua umanità e offrirli a Dio a nome dei fratelli? E allora, questa cosa qui mi sembra una stranezza e una stravaganza. Insomma, quello che si può fare, come sappiamo, è offrire al Signore i nostri atti e portare i nostri atti nel cuore di tutti. Ecco, ma teniamo presente che il libero arbitrio e la responsabilità e la vita di ogni singola persona non può essere, come dire, assolutamente, come dire, sostituita da nessuno. Quindi ognuno di noi poi deve personalmente fare propria la dinamica della salvezza, accoglierla e poi, ecco, quindi quello che noi facciamo anche quando giriamo e quindi quando portiamo il nostro ti amo, l'effetto dei nostri atti in giro dappertutto, è semplicemente ottenere una grazia a quella persona e una riparazione che offriamo per quello che quella persona non ha fatto alla Santissima Trinità. Non c'è evidentemente una sostituzione, d'accordo? Questo non è possibile. Corridore 62. Donato, la mia famiglia non frequenta la messa e i sacramenti. La comunione fatta nella divina volontà può contribuire alla loro salvezza dell'anima. E, certamente la comunione fatta nella divina volontà, come Gesù spiega nell'ora quarta della passione, serve a fare le comunioni non fatte, tutti coloro che non faranno mai la comunione, rifare le comunioni mal fatte e riparare le comunioni sacrileghe. Quindi certamente ridonda a bene di tutti. E bene, dobbiamo chiudere, siamo arrivati miracolosamente alla fine, nonostante tante difficoltà, quindi che ci siamo arrivati forse vuol dire che il nostro Signore voleva che fosse comunque fatta. La mia benedizione a tutti, la settimana prossima ci vedremo se Dio vuole, mercoledì, non giovedì. Santa notte, Ave Maria.